All'interno della città vecchia di Gerusalemme, sulla via dolorosa che dal Pretorio conduce al Calvario, si trova l'ospizio austriaco, all'altezza della terza stazione della Via Crucis. La sua fondazione risale al 1856 ed è sorto principalmente per ospitare i pellegrini provenienti dall'Austria durante la loro visita ai luoghi santi. Si tratta di un'ampia struttura che riporta ai tempi dell'impero asburgico e allo stesso tempo è un luogo familiare nel quale ci si sente a casa lontano da casa. L'ospizio austriaco della Sacra Famiglia nella città vecchia di Gerusalemme è la Gasthaus ufficiale delle chiese austriache in Terra Santa. Siamo la più antica Gasthaus a Gerusalemme. Quest'anno celebriamo i 160 anni dalla posa della prima pietra che data 1856. La ricorrenza è ideale per organizzare un simposio scientifico internazionale focalizzato sulla storia di questa istituzione, ma anche su altre attività austriache in Terra Santa e oltre. Cercheremo di mettere in rilievo tutte le attività austriache che si sono svolte fuori dai nostri confini nel XIX secolo, l'epoca in cui siamo stati fondati. Si tratta di un'ottima occasione perché stiamo per mettere in campo un altro progetto di ampliamento del nostro ospizio. Aggiungeremo un nuovo padiglione con 12 stanze che ci daranno l'opportunità di ospitare in futuro pellegrinaggi più numerosi in visita alla Terra Santa. Un dato è certo, che stiamo dando compimento a ciò che i nostri fondatori avevano in mente quando vennero a Gerusalemme. Just after the completion of this new project, we will really fulfill what our forefathers in the 19th century had in mind as they came to Jerusalem. All'incontro non è mancata la rappresentanza dei discendenti della famiglia Asburgo e di altre personalità legate alla storia, testimoni dell'influenza, dei doni e degli aiuti che la famiglia reale ha profuso nella città santa, soprattutto a favore dei luoghi di culto. Ne si può dimenticare che nel 1869 la casa ha ospitato lo stesso imperatore Franz Joseph. Since the fall of Jerusalem, the Catholic monarchies in Europe always sent arms to. Dopo la caduta di Gerusalemme, le monarchie europee hanno sempre mandato aiuti per sostenere le comunità cristiane locali e assicurare il servizio nella Chiesa del Santo Sepolcro. In merito abbiamo precise attestazioni scritte negli archivi dei francescani. Ogni monarchia cattolica si onorava di mandare i pezzi migliori, i più artistici, come lampade di argento e d'oro per l'edicola del Santo Sepolcro, e così lasciare un segno di presenza nel luogo della risurrezione di Cristo. Si trattava di gesti molto importanti, spiritualmente e politicamente. La tradizione molto antica di appendere lampade nel Santo Sepolcro aveva un significato di possesso del luogo santo e lo si è visto nella contesa tra cattolici e ortodossi. Ogni monarca cattolico ha mandato aiuti, denaro, cibo, carte, libri, tutto quello che si rendeva necessario per vivere qui, compresi testi per la preghiera, vasi sacri e vesti liturgiche. For the liturgy, such as sacred vessels and vestments. Attorno ai flussi dei pellegrini, al loro numero, alla loro provenienza, si possono ricostruire tante pagine della storia passata e presente. Since the time of the Napoleon was the Credo che dai tempi di Napoleone le potenze europee, specialmente quelle cattoliche, abbiano avuto un interesse a tenere piede in Terra Santa, specialmente qui a Gerusalemme. Dopo gli anni 40 e 50 dell'Ottocento, ci fu una vera competizione tra le grandi potenze cattoliche, tra francesi e Asburgo, ma anche da parte dei protestanti che provarono a mettere piede qui in Gerusalemme. Anche la Chiesa ortodossa, in particolare l'imperatore russo, si adoperarono nella protezione dei propri pellegrini. Erano infatti molti i pellegrini provenienti dalla Russia già dagli anni 50-60 del XVIII secolo, più di quelli cattolici. Gran parte dei cristiani locali è da sempre stata ortodossa. C'è inoltre da considerare che il numero dei cattolici tra la popolazione palestinese non era così ridotto al volgere del secolo XIX. Sfortunatamente questo numero è diminuito nelle ultime decadi, ma se si guarda al numero degli allievi nelle scuole o in altre istituzioni cattoliche, particolarmente dei francescani, possiamo concludere che ci fosse comunque un gran numero di cattolici che viveva in Terra Santa.
Purtroppo con il fondamentalismo delle due parti, negli ultimi decenni la situazione dei cristiani è divenuta sempre più precaria, quindi oggi solo una piccola percentuale di loro è ancora cristiano-cattolica. Oggi l'ospizio è una struttura accogliente per i pellegrini austriaci, ma allo stesso tempo si propone come luogo di cultura, di musica e di arte, con eventi organizzati lungo tutto il corso dell'anno. La sua posizione sulla Via Dolorosa, accanto al Muro del Pianto e alla Moschea della Roccia, lo rende un punto d'incontro tra religioni e culture diverse.